I sassaresi vanno orgogliosi della propria identità, ancora di più di quello spicchio di storia chiamato Medioevo. Da sempre è l'università il centro di irradiazione della conoscenza, dove si muovono i docenti e i ricercatori, dove storici e archeologi indagano sul campo e, attraverso i documenti degli archivi spagnoli, pisani e genovesi, su un passato che ha ancora tantissimo da offrire. Ieri nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche è stato presentato il secondo capitolo di una trilogia dedicata alla Sassari medievale. I volumi, editi da Delfino Editore, sono stati curati da Angelo Castellaccio, docente dell'Ateneo Turitano. Si fa il punto sulla storia e sulle vicende della città di Sassari dal 1235, anno in cui nasce il comune, fino al 1323, che è l'anno in cui arrivano i catalano-aragonesi per dare vita al Regno di Sardegna. E poi si sono analizzati a fondo gli statuti sassaresi, che sono veramente all'avanguardia per quanto riguarda il contenuto, per quanto riguarda i settori che vengono trattati, per quanto riguarda le modalità di comportamento nei confronti della donna, per quanto riguarda la normativa sul commercio, sul rapporto con la natura, sull'inquinamento ambientale. Tutto questo patrimonio può essere utilizzato anche in chiave turistico-culturale. Qualcosa si è fatto, ma la strada è ancora lunga. E spero che questo libro possa servire anche a questo, a creare una mentalità, un'atmosfera che sia quanto più partecipe della nostra storia, della nostra cultura, che poi in effetti sono anche la nostra identità, e che non si possano ripetere più come è successo in passato, che perle e tesori che sono sepolti, che sono state riportate alla luce, poi vengano parzialmente nascosti. Mi riferisco al castello di Sassari. Attenzione, la parte che si è scoperta fino adesso non ha nulla di medioevo, è solo la parte moderna, la parte medievale è ancora più giù.